iniziamo con un filmato a ricordo della radio, perché come ci siamo lasciati l'anno scorso con i 100 anni dell'Aida e i 200 di Verdi, quest'anno abbiamo 3 anniversari da ricordare, oltre ai 100 anni di Carmen, di cui fra un attimo parliamo. Ci sono i 90 della radio e i 60 della televisione, per cui la prima apertura è legata alla radio con un breve filmato documentario sul Museo della Radio. Nella notte tra il 14 e il 15 aprile 1912, durante il viaggio inaugurale, il piroscafo Titanic urta contro un iceberg e si inabissa in poche ore nelle gelide acque del Nord Atlantico. L'SOS, lanciato dal nuovissimo e potente apparato ricetrasmittente installato a bordo, permette il salvataggio di centinaia di passeggeri destinati altrimenti a morte sicura. Sono passati meno di 20 anni dal primo esperimento di Villa Grifone e dallo storico collegamento tra Inghilterra e America, qui raccontato dallo stesso Marconi in una eccezionale intervista. Sono lieto di potervi evocare, in poche parole, le esperienze delle prime trasmissioni radiotelegrafiche a grandi distanze, da me felicemente eseguite attraverso l'Oceano Atlantico il 12 dicembre 1901. Queste esperienze provarono conclusivamente che la trasmissione e la ricezione delle onde elettriche non erano affatto limitate, come a quel tempo credevano tutti gli scienziati alle brevi distanze, bensì potevano essere utilizzate per le comunicazioni fra il vecchio e il nuovo mondo, e molto probabilmente anche a distanze assai maggiori. Le trasmissioni via etere, realizzate dal geniale inventore, trovano nel disastro del Titanic una drammatica conferma della loro straordinaria importanza. Ed è proprio a Guglielmo Marconi che è dedicato il Museo della Radio d'epoca, creato dal maresciallo Alberto Chiantera e ospitato presso l'Istituto Tecnico Galileo Ferraris di Verona, in via del Pontiere, di fronte alla celebre tomba di Giulietta. Il museo, che contiene una delle più complete collezioni d'Europa, è un omaggio all'invenzione che maggiormente ha contribuito a cambiare il mondo in cui viviamo e non contiene solo apparecchi radio, ma anche accessori, foto, documenti, disegni, manifesti e testimonianze varie del mondo dell'etere. Un plastico busto di Guglielmo Marconi, opera di Gabriella Manfrin con l'Antoni, posto nell'atrio, accoglie i visitatori. In una galleria che introduce al museo vero e proprio, decine di pezzi pregiati raccontano l'evolversi dei ricevitori radiofonici, dalla nascita dell'invenzione fino agli anni 50, dal radiotelegrafo ai primi apparecchi con valvole esterne, fino ai più piccoli ed eleganti modelli, completamente assemblati in un unico contenitore. Il cuore del museo è costituito da un grande salone rettangolare con numerose vetrine disposte lungo le pareti. A destra dell'ingresso, su di un grande tavolo, si possono osservare copie perfettamente riprodotte e funzionanti degli apparecchi usati da Marconi per i suoi primi esperimenti. Un radiotelegrafo, un campanello elettrico, un rocchetto e un coherer trasformano in fenomeni visibili e udibili gli invisibili segnali che solcano lo spazio. Il maresciallo Chiantera esamina un messaggio che il telegrafo sta ricevendo.
si tratta di un SOS inviato da un'altra postazione del museo. È uno degli esperimenti realizzabili per i visitatori. Le lettere sono i punti e linea dell'alfabeto Morse. Prima di uscire da questo luogo ricco di tante splendide testimonianze della straordinaria invenzione di Guglielmo Marconi, un album delle presenze dà la possibilità di lasciare con la propria firma una personale traccia della visita al museo. Ecco, dopo questa piccola parentesi per commemorare i 90 anni della radio e le mille meraviglie depositate, nascoste, ma non nascoste per niente, sono visibilissime a tutto il pubblico che vuole andare a visitare il Museo della Radio, che è presso l'Istituto Tecnico Galileo Ferraris, qui vicino dopo tutto. Ecco, dicevo, dopo questo dobbiamo recuperare il 100 anni di Carmen. Lo facciamo con un filmato splendido, un'edizione del 1956, con due nomi grandissimi, Franco Corelli e Belén Amparan. La prima di Carmen fu nel 1914 con la voce di Maria Gai Zenatello sotto la direzione di Roberto Moranzoni. Dal 1914 non fu più in cartellone fino al 1948. Una nuova bellissima edizione di Carmen viene rappresentata in arena dal 1995 con le scene e la regia di Franco Zeffirelli ed ebbe grande successo di pubblico e critica. Inoltre dal 1995 Carmen viene proposta anche nella lingua originale, il francese. Franco Corelli ha debuttato in arena come Don José in Carmen nel 1955, successivamente nelle stagioni del 57, del 1961, del 70 e del 75. Amatissimo dal pubblico dell'arena, ha sempre ricambiato con le sue indimenticabili interpretazioni. Un'altra persona importante che ha cantato in Carmen era il mezzo soprano Adriana Lazzarini, che cantò in Carmen nell'edizione del 70. Con Franco Corelli è stata Amneris in Aida e Azucena nel Trovatore, Ulrica nel Ballo in Maschera e la Madre Cieca in Gioconda. Di Adriana Lazzarini, che speravamo di avere questa sera, vi leggo due righe che ha spedito da Desenzano. Egregio signor Chiantera, la ringrazio per l'invito rivoltomi in occasione della serata che si svolgerà domani in Piazza Brava Verona, ma mi è impossibile essere presente di persona. Vorrei ricordare le tante recite che ho cantato all'Arena di Verona, e riprende, come Amneris in Aida, Azucena nel Trovatore, Ulrica in Ballo in Maschera e la Gioconda, e in modo particolare l'edizione di Carmen del 70 con Corelli assieme a Maria Chiara e Piero Cappuccilli. Un caro saluto a tutto il pubblico presente da Adriana Lazzarini. E adesso appunto ci guardiamo questo scheggia di filmato del 1956. Carmen, ricordo, è di Georges Bizet ed è un 1875. Thank you.
Oh!
Bene, dopo questo splendido balletto inviterei Alberto Chiantera, soprattutto perché è il promotore e il motore di questa manifestazione. È nascosto. E ancora la nostra splendida presentatrice, Francesca. Che già l'anno scorso ci ha accompagnato nella serata splendida sui 100 anni della IDA. Buonasera a tutti e devo dire grazie a tutti voi per essere presenti. L'applauso ve lo chiedo molto caloroso per il professor Maurizio D'Alessandro e per Alberto Chiantra del Museo della Radio d'Epoca di Verona. Ci mettiamo tutti qua centrali, vero Alberto e Maurizio? Allora, grazie per questa bella presentazione, devo dire la degna cornice per uno spettacolo che merita tanto. Sappiamo che Alberto Chiantera ha fortemente promosso in tutti questi anni questo evento con la forza, con il sacrificio, e questo successo se lo merita. Sappiamo che ci sono anche tanti turisti presenti, quindi spettatori veronesi, italiani e anche stranieri. Grazie Alberto. Il professor Maurizio D'Alessandro si è occupato della regia, come vedete parte molto importante di questo spettacolo, e quindi apprezziamo tutta la sua competenza e la sua professionalità. Dopo questi doverosi ringraziamenti vorrei salutare anche delle persone che sappiamo che sono tra il pubblico. Comincerei con un saluto. Beh, avete sentito durante il video, avete visto che si parlava di una scultrice, la scultrice Manfrin Colantoni, che ha donato il busto di Marconi al Museo della Radio d'Epoca di Verona. È presente tra noi e la salutiamo con un applauso. Grazie. Merita il nostro applauso anche lo sponsor ufficiale della manifestazione, cioè il Maglificio Antonella Club di San Gregorio di Veronella. Un applauso va al signor Renato Giusti. Grazie. Perché anche quest'anno ha fortemente sostenuto la manifestazione. Signore e signori, non è finita perché? Perché dobbiamo dare un premio importante, dobbiamo dare un premio al nipote di Beniamino Gigli, e per fare questo vorrei chiamare il nostro amatissimo sindaco Flavio Tosi. Benvenuto, signor sindaco. E grazie. È sempre un piacere, veramente. Con il nostro sindaco qui a fianco vogliamo chiamare qui tra noi Beniamino Gigli, sì, si chiama come il famoso zio. Andiamo ad accoglierlo con Alberto Chiantera. Buonasera. Il nonno, pardon. Tanta emozione anche nel presentarla, perché veramente è un pezzo di storia che vive sempre tra noi. Allora lascio la parola al nostro sindaco. No, buonasera a tutti, molto brevemente, perché poi siamo qua tutti per assistere a questa splendida serata, e quindi ringraziamo il signor Chiantera per aver ancora una volta voluto organizzarla a favore sicuramente dei turisti, ma dei tantissimi veronesi qua presenti. E quindi lo ringrazio per questo, perché poi se ci sono tanti eventi, tante iniziative, il comune mette una piccolissima parte in termini di collaborazione, di logistica, ma poi ci sono persone come lui che credono nell'arte, nella musica, nella lirica, e si mettono a disposizione con la sua esposizione che abbiamo visto prima. E a brevissimo riusciremo finalmente, dopo tante tribolazioni burocratiche, a portare una parte della collezione del dottor Chiantera all'interno del Museo della Lirica, perché quella è la collocazione più naturale nella nostra città, e questo lo si deve alla passione sua, perché non ci guadagna niente, ci rimette soltanto, ma ha tanta passione per la musica e per la lirica. Questo è un patrimonio della nostra città. Se noi da 2000 anni abbiamo l'arena che ci è stata lasciata dai romani, che avevano un legame speciale con la nostra città, e grazie a, penso a Gianni Zanatello, che 101 anni fa diede vita alla stagione lirica reniana, della quale noi veronesi, ma l'economia veronese e tutto il mondo godono da 100 anni a questa parte, lo si deve veramente alla passione di persone che hanno creduto
nell'arte, nella cultura, nella lirica, nella musica. Verona ne è la capitale mondiale e lo si deve veramente alla passione di persone come il signor Chiantara, che credono in qualcosa e lo fanno e lo mettono a disposizione degli altri in maniera generosa e spontanea. Quindi l'applauso va soprattutto a lui. Devo parlare? Allora io ringrazio veramente intanto il sindaco, il vostro sindaco, poi Chiantara, perché io ho avuto un'accoglienza qua incredibile, sono stato da tante altre parti, in Sicilia, anche in Germania, così, ma un'accoglienza così come a Verona, che in effetti c'ha la lirica nel DNA, penso che è tramandata da padre e figlio, e quindi ricordano ancora tutti mio nonno con una grande passione, ho avuto della gente che quasi si commuoveva a salutarmi. Io vi ringrazio tutti e spero di non mancare mai più in questa manifestazione. Grazie. Il premio è il premio. Ovviamente è una formella, è una copia di una formella della nostra splendida Basilica di San Zeno. Grazie a Beniamino Gigli Junior e complimenti. Perfetto, grazie al nostro sindaco per il suo saluto. Forse Alberto vuole dire qualcosa. Sì, solo due parole perché andiamo avanti con lo spettacolo. Il signor sindaco ha accennato qualcosa anche prima, però siamo sinceri, se non c'è veramente l'aiuto da parte della nostra amministrazione non saremmo riusciti a realizzare niente. Dobbiamo dire grazie a lui e quanto fastidio gli sto dando, chiedo ancora scusa. Grazie sindaco, grazie. Grazie signor sindaco Tosi, grazie e buon proseguimento, grazie. Alberto e Maurizio, sapete che adesso io mi reco giù in platea, andiamo a fare un saluto e se per caso volete anche accompagnarmi io sono molto contenta. È un flash nella storia della musica. Esatto, è un altro flash nella storia perché qui accomodato proprio di fianco al nipote di Beniamino Gigli abbiamo anche il signor Graziano. Grazie. Corelli, cugino del grande Franco Corelli. Io mi complimento con lei e la ringrazio per la sua presenza qui con noi stasera. Volevo chiederle che impressione le sta facendo una serata dedicata al ricordo dei grandi come Corelli e in questo contesto a fianco della nostra arena. Grazie. Il ringraziamento è particolarmente sentito anche perché Franco a Verona è sempre stato molto bene, ha vissuto momenti importanti da un punto di vista della carriera ma anche da un punto di vista umano. E volevo aggiungere una cosa alla presentazione che era stata fatta perché di fatto dal 1955 al 1975 Carmen è stata interpretata da lui in 30 occasioni e mi sembra giusto nella circostanza ricordare anche alcuni di quegli interpreti che con lui hanno dato lustro alle rappresentazioni. Micaela Renata Scotto 7 interpretazioni, Giulietta Simionato Carmen 10 interpretazioni, Escamillo, Ettore Bastiannini, 13 interpretazioni e il maestro, non dimentichiamo anche i maestri, Molinari Pradelli, anche lui 13 interpretazioni. L'ultima volta che Franco si è presentato in arena è stato nel 1996 in occasione del premio Lugo. E ricordo in quella circostanza che mentre aspettavamo la sua chiamata in palcoscenico lui si è rivolto a me dicendo: oh Graziano, un po' marchigiano, oh Graziano, mi tremano le gambe. E ho detto: ma no Franco, cosa vuoi che sia? E così facendo gli ho preso le mani che erano ghiacciate per confermare che l'impatto con il pubblico l'ha sempre temuto, anche se poi
in modo clamoroso, brillantissimo, portava a termine degli spettacoli veramente indimenticabili, in arena in modo particolare. Grazie ancora. E vorrei salutare, così come lui aveva salutato in quell'occasione, aveva allargato le braccia e avevo detto ai veronesi: vi abbraccio con tutto il mio cuore. E questo è quello che io riferisco umilmente in questa circostanza. Grazie. Grazie molte. Veramente, grazie di cuore, grazie per essere qui con noi stasera, signor Corelli. Arrivederci. Grazie mille. Maurizio, siamo pronti per cominciare con l'esibizione delle vere protagoniste di questa serata, cioè le protagoniste che sono queste vecchie signore, ma che meritano il nostro più grande rispetto. Sono vecchie signore, questi macchinari perfettamente funzionanti, vero? Che tra poco vedremo proprio in azione. Allora, il prossimo brano è un brano importante, tratto dalla Turandot di Giacomo Puccini, è In nessun dorma. Sentiremo la voce di un grande tenore, Mario Del Monaco, il disco Voce del Padrone, su un grammofono Patè, un grammofono francese. Come vedete, il nostro Alberto Chiantera si appresta ogni volta ad azionare questi grammofoni perfettamente conservati. Alcuni di loro, vero Maurizio, correggimi se sbaglio, hanno più di 100 anni. Appunto, qua sono i miracoli della conservazione e anche il confronto con quello che è attualmente la modernità dei CD, dei DVD e quant'altro. Adesso, Maurizio, noi andiamo ad ascoltare un altro brano storico. È il celebre coro a bocca chiusa, tratto dalla Madama Butterfly di Giacomo Puccini, del 1904. Il disco è un Columbia, su grammofono Torrens, che viene dalla Svizzera. A te, Alberto.
Ecco, avete potuto anche beneficiare di uno zoom sul meccanismo che fa girare il grammofono, che è un meccanismo di alta precisione, caricato a molla, con degli eccentrici che possono regolare la velocità, in modo che sia calibrato i 78 giri e non 78 e mezzo o 77 e mezzo. C'è proprio una possibilità di registrazione fine, nonostante gli anni fossero molto lontani. Arriviamo al quarto brano, nel quale abbiamo qualche piccola chicca nel filmato. Il brano è O Dolcimani, dall'atto terzo della Tosca di Giacomo Puccini. Siamo nel 1900 e, onorati della presenza che c'è in platea, il tenore che ascoltiamo è Beniamino Gigli. Il disco La voce del padrone e il grammofono è His Master Voice, americano. Poi da te morte,
andiamo subito con il quinto brano, notissimo, dal Nabucco di Giuseppe Verdi, 1842, Il Vapensiero, che sarà eseguito dalla Manda Musicale di San Massimo, in realtà non stasera, sono un attimo a ranghi ridotti, ma composta da 50 elementi. Ricordo che nacque nel 1948 su promozione, diremmo adesso, insomma, su iniziativa, su spinta, su sostegno del parroco. E la banda ha il presidente dottor Carlo Di Sario, che salutiamo e ringraziamo, e naturalmente è diretta dal maestro professor Enrico Reffato, che è qui con noi stasera e che ci farà sentire il Nabucco. Alla banda musicale di San Massimo, grazie al direttore e maestro Enrico Reffato, ma tra poco la vedremo nuovamente in azione perché accompagnerà un meraviglioso balletto dell'Académie d'Art Choreographique di Rossana Secchi, ossia il Trionfo dell'Aida del 1871. Thank you.
Direi un applauso assolutamente meritato, soprattutto perché dovete tenere presente una cosa: non stanno ballando su un palcoscenico orizzontale, stanno ballando su una scalinata, con tutti i pericoli che comporta. Quindi, sono veramente bravissimi, doppiamente brave. E quindi un applauso va nuovamente fatto alla loro coreografa ed insegnante Rossana Secchi, che sicuramente più tardi scambierà anche qualche parola con noi per salutare il pubblico. Adesso Maurizio, siamo pronti per il settimo brano, si tratta del preludio, è l'atto primo dalla Traviata di Giuseppe Verdi, torniamo nel 1853, riconosceremo l'orchestra del grande maestro Arturo Toscanini, il disco è un grammophone su grammofono Gilbert che viene dalla Gran Bretagna. Thank you.
Andiamo avanti con Sempreverdi, anche perché ricordo che l'anno scorso furono i 200 anni. E ti ascoltiamo un pezzo notissimo dal Rigoletto, 1851. La donna è mobile. Il tenore, qualcuno sicuramente lo ricorderà, da qualcuno che ha qualche primavera come me, è Mario Lanza. Il disco, si parlava appunto prima, His Master Voice, su grammofono Victor americano, quindi tutto americano, disco e anche grammofono, però il tenore è italiano, è Mario Lanza. Sempre una mobile, leggiadro vivo, io piango in rivo, è menzognero. La donna è immobile, qual più mal vento, muta la circo, vedi pensier, vedi pensier. Signore, siamo arrivati al nono brano. Si tratta di un bellissimo momento musicale, il Walzer di Musette, l'atto secondo dalla Bohème di Giacomo Puccini del 1897. Il soprano è Lucia Garavaglia. Il disco è un Columbia Graphophone su grammofono Odeon, che è di provenienza francese. Thank you.
Ed ora, signore, un momento che verrà eseguito dal vivo per noi dalla banda musicale di San Massimo, ed è un brano veramente famosissimo, è l'Inno alla Gioia, l'Inno alla Gioia della Sinfonia numero 9 di Ludwig van Beethoven del 1894. L'undicesimo brano è un'altra esibizione splendida del balletto della maestra Rossana Secchi, con realmente delle piccolissime zingarelle. Il brano è Noi siamo le zingarelle, dall'atto secondo della Traviata, sempre di Verdi, 1853, e adesso in scena le zingarelle. Oh,
Meravigliosa veramente questa coreografia, grazie anche alle nostre piccolissime danzatrici che sono state veramente molto brave, vero? Le zingarelle. Eccoci arrivati a un altro brano tratto dalla Traviata di Giuseppe Verdi del 1853. In questo caso il soprano è Magda Olivero, il disco è Cetra su grammofono Columbia americano. Se Alberto è pronto in postazione, tra poco lo ascolteremo. Ed il brano è strano, è sempre libera. Sottolineo che il filmato è del 1964 e vedremo Magda Olivero, una grandissima voce, e la soprano è ancora viva a 104 anni. Si vede che fa benissimo la lirica. Merita il nostro applauso. Lirica di lunga vita. Ora però veramente onore a questa grande soprano. Oh,
dalla cavalleria rusticana, Pietro Mascagni, 1890, un drammone quasi, Tu qui Santuzza. Il duetto che ascoltate è degno di nota, perché sono le voci che provengono decisamente dal passato, Giovanni Zenatello e Maria Gay, quelli che fecero la prima stagione in assoluto nel 13 con l'Aida e poi si ripeterono altri anni. Qua appunto li ascoltiamo, c'è qualche immagine anche di Maria Gay e di Giovanni Zenatello. Il disco è un Columbia Graphophone su grammofono Patè francese. Allora, proviamo a proseguire con un brano da un'opera forse meno conosciuta, Il Werther, di Jules-Émile Frédéric Massenet, 1892, e ascolteremo la voce di un personaggio sicuramente noto a tutti gli appassionati, Mario del Monaco. Il brano è Ai nomi ridestar, da Werther.
Ancora in azione adesso la banda musicale di San Massimo, perché eseguirà per noi O Signore dal tetto natio, tratto da I Lombardi alla prima crociata di Giuseppe Verdi del 1843, la banda di San Massimo. Thank you.
Grazie al maestro e alla banda musicale di San Massimo, impeccabili come sempre. Un ringraziamento va fatto anche all'autore di queste splendide opere esposte qui sulla scalinata di Palazzo Barbieri. Lui è Roberto Bertani. Vorrei salutarlo con un grande applauso. Dovete sapere che non solo è l'autore di questi quadri, che non sono altro che alcuni di quelli che lui ha, perché veramente è un grande appassionato d'arte e ha anche una ricca galleria che espone volentieri al pubblico che lo richiede, che va a visitarla, ma è anche colui che ha creato tutta l'immagine del vostro invito. E coloro che hanno appunto l'invito scritto troveranno anche un numero di telefono. È un numero importante perché chiamando questo numero potete assicurarvi una copia dei DVD che poi saranno realizzati alla fine di questa serata, per avere un ricordo musicale e un ricordo anche di una bellissima serata, omaggio alla nostra città e a questa splendida cornice, vero Maurizio? Certo. E ricordo anche che appunto Bertani ha illustrato Verona, perché nei suoi opere, nei suoi quadri sono tutti angoli di Verona splendidi, fatti con molta fantasia e molta mano, direi molto piacevoli da vedersi. Grazie Roberto. Allora, continuiamo con i nostri brani. Adesso è il momento di un brano molto romantico, vero Maurizio? Certo. E ci dirai un aneddoto riguardante il cantante di questo brano, che è Nilo Ossani. Allora, diciamo subito che il brano è molto famoso, si intitola Tu che m'hai preso il cor. È tratto dall'operetta Il paese del sorriso di Franz Lehár del 1929, ma sappiamo che questo cantante aveva varie identità. Ha un trascorso, lui è partito molto prima, è partito nel 1938, era del 12, e si chiamava Giuseppe Dalpane e aveva esordito come tenorino più o meno dal 38 al 1945. Dopo si vede che le cose non sono andate come dovevano, si è buttato nella canzone o canzonetta e poi ha cantato vari brani negli anni 40 e 50, però appunto canzonette, abbandonando sia l'opera sia l'operetta. E comunque adesso lo ascoltiamo, se poi il filmato riesce anche a prenderci, sono 10-15 secondi di questa persona, Giuseppe Dalpane, alias Nilo Ossani. Il brano è Tu che m'hai preso il cor, il disco è Una voce del padrone su grammofono Klingsor della Gran Bretagna. Tante cose, se
tornano sulla scena le bravissime ballerine della maestra Rossana Secchi per un balletto che penso gradirete estremamente, Romeo e Giulietta, della tragedia di William Shakespeare, il balletto La danza dei mandolini su musica di Prokofiev. Viene scritto il dramma Romeo e Giulietta nel 1595, qualche giorno fa. Quando sono pronte, già pronte, mi tolgo via io. Io pregherei queste bravissime ballerine che ringrazio e con cui mi complimento veramente di rimanere in posizione, perché direi che sarebbe carino chiamare qui la vostra insegnante, Rossana Secchi, vero? Rossana, raggiungeci per una parola veloce, vogliamo salutarti e ringraziarti. Speriamo che tu sia, ecco, vicina. Eccola di postazione, qua. Benvenuta Eccola Rossana, qua. Rossana Secchi. Grazie, grazie a tutti, mi sono veramente, adesso comincio a rilassarmi, mi sono divertita tantissimo. Volevo ringraziare Alberto Chiantara in primis, grazie Alberto per questa serata meravigliosa, bravo, bravo Alberto. E poi ci tenevo molto a ringraziare la signora Pia Tomelleri per i costumi, grazie Pia. E se mi permettete chiamo qua tutti i miei ragazzi, qua con me. Sono stati veramente bravissimi, veramente. Rossana, con l'occasione ti volevo anche chiedere un favore, e cioè quello di ricordare l'indirizzo della tua scuola, l'Académie d'Art Choreographique. Ci trovate in via De Besi numero 20C, zona Croce Bianca San Massimo. L'anno prossimo l'Académie compierà 10 anni. Ok, grazie. Buon grazie. Compleanno all'Académie, grazie Rossana Secchi. E grazie a Beatrice Rancani e a tutte queste fanciulle. Grazie, grazie. Grazie, grazie di cuore. Qua. Ok, salite, salite. Su. Giustamente una bella foto di gruppo. Questo. Grazie, grazie ancora. Grazie ancora a te. Immancabile la foto ricordo, vero Maurizio? Immancabile. E la metteremo poi attaccata al muro, fedele nei secoli.
E poi devo dire che San Massimo questa sera gioca in casa, la banda e anche la scuola di danza. Grazie a San Massimo che ci seguono tutti veramente con grande partecipazione tutti gli anni, grande banda santo, e scuola di San danza Massimo, disponibile grande santo. Con grande entusiasmo. Siamo sai quasi... Maurizio, non è ancora finita la serata, no, perché siamo... ci sono due momenti siamo belli quasi in chiusura. Ed importanti. Qualcosa vi regaliamo ancora, il prossimo brano soprattutto perché è notissimo, è stato impiegato in varie colonne sonore di film, lo vedremo anche in un film noto, mi pare che sia di Billy Wilder, non vi dico il titolo, lo vedrete, ma soprattutto c'è da dire una cosa, il brano ha un nome, un titolo inglese o americano, per cui probabilmente tutti quanti hanno pensato che fosse straniero e che fosse stato importato in Italia, niente di più falso. Il brano è Fascination, ma lo scrittore, il compositore è Dante Marchetti, italianissimo, 1904. Però vedi, ha scelto un titolo internazionale. Così è ricordabile, esatto, nel tempo. Da lo tutti. Hanno recuperato almeno 4 o 5 pellicole come colonna sonora inserita nel film. Lo ascolteremo dall'orchestra del maestro Enzo Ceragioli, altro famosissimo nome, su un disco Odeon, il grammofono Diamond e... Vorrei spendere due parole sulla particolare coreografia che vedremo. Certo. Perché innanzitutto l'applauso sarà per i ballerini solisti, cioè Francesca Moscatelli e Augusto Zorzi. E poi la partecipazione straordinaria di un personaggio a tutti noi probabilmente ben noto. Il suo nome è Michele Massaro, però è più conosciuto come Gaio il Calzolaio, che sarà uno chouchat d'eccezione per noi stasera e merita tutta la nostra partecipazione. Signore e signori, siamo pronti per assistere a questa fantastica coreografia. Fascination. Thank you.
grazie a questa estemporanea danza. Veramente, i nostri ballerini, Francesca Moscatelli, Augusto Zorzi e Gaio il Calzolaio, cioè Michele Massaro. Vogliamo parlare di un momento importante e sappiamo che dobbiamo anche chiamare qualcuno tra il pubblico. Noi salutiamo il commentatore Giuseppe Pezzini, che ringraziamo di essere qui perché lui ha fortemente voluto il premio che è verrà assegnato questo mercoledì 25 giugno al tenore Francesco Meli. Mi avete preso in castagna di Verona. Però la ringraziamo di essere qui perché sappiamo che per noi è veramente un piacere averla ospite di questa serata. Comunque sono felicissimo di essere qua, veramente una cosa bella, grande. Noi faremo su a Villa Vento Custosa il 25 di questo mese un bel concerto e che sarà premiato il tenore Meli, mi pare, no? Certo, il grande tenore Francesco Meli. Poi ci sarà altri cantanti che adesso non mi ricordo. Sì. Comunque io vi invito tutti. Ma ci vorrà il posto per mettere le macchine, sarà difficile comunque. Comunque abbiamo tanto posto. Comunque io non so cosa dire, io sono felicissimo di aver partecipato a questa bella serata. Ringrazio voi che siete veramente meravigliosi, bravi, perché organizzare una cosa così non è che sia facile, no? È comunque speriamo di vederci su a Villa Vento. Certo, vi ringrazio tutti. È stato così gentile. Buona serata, grazie. Grazie per essere qui al commentatore Giuseppe Pezzini. Ricordo che Giuseppe Lugo lavorò più all'estero, in Francia, in Germania, piuttosto che in Italia, ma comunque possiamo ricordare che cantò in arena nel 1937 Tosca, nel 1938 Bohème, nel 39 Rigoletto e Tosca. Ed era una splendida voce Giuseppe Lugo. E ascolterete un brano notissimo della Tosca di Puccini, 1900, e Luce alle stelle. E chi è che la fa? È pronto Alberto? È pronto Alberto. La terra, la terra.
E stavolta siamo veramente arrivati in fondo. Insomma, succede. Siamo arrivati in fondo. Ed è giusto ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per questa serata, a cominciare dall'ideatore che si sta defilando. Prego Alberto. Alberto Chiantera. Alberto Chiantera. Grazie, grazie. Tutti i tecnici e quant'altri hanno lavorato nel silenzio fra cavi, televisioni, telecamere, computer che hanno fatto i capricci, al tempo che ci ha graziato, per fortuna. E poi ricordando ancora, come all'inizio di serata avevamo detto, che è ancora una giornata, un evento epocale, perché sono i 100 anni di Carmen, sono i 90 della radio, sono i 60 della televisione. E allora, per chiudere giustamente in bellezza e anche per consacrare questa serata un po' alla storia, un po' a quello che è un filetto di patriottismo, la banda di San Massimo intonerà l'Inno di Mameli. Grazie a tutti. Buonanotte a tutti e grazie. Thank you.